Devo dirvi qualche cosa a questo punto. Tutto ciò di cui vi ho parlato finora riguarda una fase eh, del cinema che si chiama preproduzione. Le fasi di molte forme artistiche, sicuramente il cinema e anche la fotografia, solitamente sono tre. Sono la pre-produzione, la produzione e la post-produzione. La più importante è, senza ombra di dubbio, sono tutte importanti, ma la più importante è davvero la pre-produzione, ovvero quel momento in cui si decide cosa andremo a fare e come lo andremo a fare. Abbiamo parlato di scelta di obiettivi, scelta di dove metto la macchina da presa, se in alto, se in basso, se panoramica, se zoom, se si muove, se sta ferma, scelta di filtri che posso mettere davanti alla macchina da presa. Scelta se girare in bianco e in nero, scelta se sviluppare eh, poi la pellicola eh, successivamente in un modo piuttosto nato. Tutte scelte che vengono fatte prima. Unita a questa nel cinema ci sono un po' di fasi e un po' di mestieri interni. Eh, ve ne cito soltanto alcuni: c'è il mestiere del soggettista. È la persona che scrive il soggetto del film, che può venire. Eh, che può essere, meglio, un film eh, a soggetto originale, quindi scritto apposta per il cinema o non originale. Ci sono anche gli Oscar. Oscar ha il miglior film con sceneggiatura originale, quella scritta apposta per diventare un film. Guerre stellari, per esempio. Eh, Oscar ha eh, la miglior sceneggiatura a soggetto scritta ehm, non originale, cioè che viene magari da un romanzo. Amleto di Shakespeare è diventato quante volte un film? Tantissime, ma viene chiaramente da un, un plot teatrale. Eh, poi c'è il lavoro dello sceneggiatore vero e proprio, c'è il lavoro del dialoghista che sceglie i dialoghi, che scrive i dialoghi, intendiamoci: può essere la stessa figura, molto spesso fa soggetto, sceneggiatura e dialoghi, e talvolta è anche il regista stesso, può succedere tranquillamente. Eh, c'è poi la scelta che. Deriva dallo spoglio della sceneggiatura. Si chiama, si chiama proprio così: spogliare la sceneggiatura, ovvero leggerla e capire che cosa serve per girare il film. Questo fa tutto parte della preproduzione, ehm, capire se c'è un interno, se c'è un esterno, dove andare a girare, e quindi la figura del location manager, che è una persona che si occupa di trovare i posti dove andare a girare. Di conseguenza, scelta degli attori, quindi responsabile del casting. Eh, scelta che ehm, riguarda come truccare gli attori come vestire gli attori quindi trucco e parrucco reparto di costumi di solito il costumista o la costumista ha una serie di sarte aiutanti assistenti ai costumi sotto di lui se devo ricostruire qualche cosa gli scenografi cioè lo scenografo gli assistenti scenografi e i, quelli che sono gli arredatori coloro che vanno a decorare il set a seconda di quello che ci serve se è un film storico per esempio tipo prima citavo Berlindon è ovvio che quel set dovrà essere ricostruito magari se sono fortunato in certi tipi di palazzi del 700 ma deve anche essere riportato come era davvero nel 700 impresa chiaramente non semplice eh, tutti gli oggetti di scena che serviranno nel film quindi ci sono una serie di assistenti se nel film devo far vedere un paio di, eh, non lo so, occhiali da vista, devo avere gli occhiali da vista a portata di mano. Se Devo far vedere un computer o la tastiera di un computer, devo avere la tastiera di un computer pronta. Sono delle banalità, ma sul set diventano qualcosa di veramente complicato. Tutto questo, quindi, scelta degli obiettivi, degli attori, dei costumi, di dove girare, eccetera. Sceneggiatura, spoglio della sceneggiatura, soggetto, dialoghi. Eh, fa parte della pre-produzione. C'è un'altra fase nel Cinema eh, che è molto lunga ed è quella della produzione, ovvero quei giorni in cui il film lo vado a girare. Ci sono registi che hanno una sceneggiatura di ferro, che quindi seguono filo, cioè segno per segno proprio eh, in maniera incredibile. Uno di questi è Alfred Hitchcock, che ha sempre, sempre disegnato molto spesso anche personalmente lo storyboard, eh, ovvero il film a fumetti potremmo dire, inquadratura per inquadratura che deriva da uno spoglio della sceneggiatura. Quindi c'è anche il mestiere del disegnatore per il cinema, ovvero quello che fa lo spoglio della sceneggiatura e crea tutto lo storyboard dove anche ci sono tutte le note per muovere la macchina da se c'è un primo piano, se c'è un particolare, se c'è una soggettiva, se c'è una carrellata, eccetera. Di conseguenza, si arriva ad avere tutta una serie di capi reparto sul set. Il direttore della fotografia, che sotto di lui ha un macchinista che muove la macchina da magari sui binari. Un elettricista perché bisogna far arrivare la luce sul set, naturalmente. Un operatore di macchina. Un fuochista che tiene i fuochi nella bandella accanto alla nella macchina da Ci sono gli aiuti regista. Quindi, tutta una serie di figure molto, molto importanti che lavorano nel momento della produzione. È chiaro che la produzione del cinema può durare da un mese, due mesi, a essere, ripeto sempre lui, ma Stanley Kubrick che teneva gli attori come Nicole Kidman e Tom Cruise per un anno e mezzo, 18 mesi per girare Eyes Wide Shut, chiusi all'interno di un set ricostruito nei pressi di Londra. Quindi la, la fase di produzione del film, tutti i attori che sbagliano, attori che fanno bene, problemi sul set... È molto molto lunga c'è un'altra figura molto importante che voglio citare e ricordare e che è una delle figure che non è un caporeparto ma fondamentali nella fase di produzione del cinema ed è la figura della segretaria di edizione eh, farò un po di razzismo all'incontrario ma la segretaria di edizione solitamente è sempre davvero una segretaria è una donna perché eh, le donne, io nel cinema, anche quando lavoravo io a Cinecittà, non ho mai visto un segretario di edizione, perché le donne hanno eh, una capacità molto maggiore di noi uomini distratti di mh, carpire tutto ciò che succede nel cinema, che, mh, in un'inquadratura. Che cosa fa la segretaria di edizione? Si appunta tutto quello che vede all'interno dell'inquadratura nel momento live in cui viene girata. Per esempio, se io in questo momento... Prendo un bicchiere e la sceneggiatura dice che devo bere e poi ricominciare il dialogo con un'altra persona seduta al tavolo con me. Se facciamo un altro ciac, quel bicchiere deve essere riempito di nuovo perché sennò io piano piano lo consumo. E se devo fare poi degli accordi di montaggio, non mi torna più perché vedrò in un'inquadratura magari totale il bicchiere vuoto e nel primo piano il bicchiere pieno. Questa è una delle banalità di cui si accorge una segretaria di edizione, fra le mille mille altre. L'aiuto regista invece di che cosa si occupa? E qui c'è un po' da parlare della famosa frase motore-ciac azione. Non è il regista che dà il ciac nel, nel cinema, assolutamente no. Il regista sta in cabina di regia. La cabina di regia è quella dove di solito si trovano uno, due, tre o più monitor collegati con un cavo alle macchine da presa che si trovano sul set, e naturalmente possono essere più di una e che sta a vedere come vengono le inquadrature. Ogni tanto si presenta sul set, perché di solito la cabina di regia è un po' spostata dal set, se si girano esterni è dentro delle cabine fatte con dei teli neri, perché il regista possa vedere bene, altrimenti la luce del giorno darebbe noia e non si vedrebbero bene gli schermi. E l'aiuto regia invece è la persona che dirige il set, è il responsabile del set. Il responsabile tecnico del set è il direttore della fotografia. Il responsabile del set in generale è l'aiuto regista. La figura dell'aiuto regista, che per capirsi nel nostro immaginario, certe volte è quello col megafono, che in realtà non è il regista, è l'aiuto regista. È quella che dice: Poi, ragazzi, tutti pronti, stiamo per girare. Qualcosa del genere. Un altro caporeparto fondamentale nel set, quindi nella fase di produzione, è il fonico. Solitamente sono due, possono essere anche più di due. Il fonico è la persona che sta seduto in disparte accanto alla cabina di regia dove si trova il regista con la segretaria di edizione e magari un assistente alla regia ed ha un registratore audio che si chiama Nagra. Oggi è il Nagra digitale molto spesso. Il fonico è il responsabile dell'audio, della perfezione dell'audio se viene preso in presa diretta sul set, perché poi può essere anche doppiato nella fase di post produzione, naturalmente. Solitamente gli americani riprendono tutto live. Ok. Motivo per il quale la voce degli attori che noi sentiamo nei film americani di solito è, è proprio la voce non doppiata che, che l'attore stava usando in quel momento. Questo è molto opportuno perché rende la recitazione molto più realistica, ovviamente, rispetto al doppiaggio che avviene successivamente, un po' una prassi che è sempre stata del cinema italiano, invece, fin dagli anni 70. Eh, è il fonico, per questo vi parlo di questa figura fondamentale. Che fa partire il motore all'interno della macchina cinema nella fase di produzione. Quindi l'aiuto regista chiama il motore. Motore partito risponde il fonico quando ha premuto il rack dell'audio. A quel punto, il ciacchista, che è un ragazzo di solito sta imparando il Mestiere del cinema, mette il ciacco in campo dove è scritta l'inquadratura. Scena numero 1 esterna, inquadratura, eh, scena 8, Chuck numero 1, perché poi Chuck in effetti sono i take, no? Cioè la stessa inquadratura viene fatta più volte, la stessa inquadratura proprio viene fatta più volte perché magari un attore sbaglia o perché succede qualche cosa sul set che non va bene. Eh, se ne fanno solitamente 3 di Chuck. Poi dipende, sta le Kubrick che ne faceva 80, ha fatto chiudere uno sportello di una macchina a Jack Nicholson in Shining per circa 90 volte, ma lì si parla di casi eclatanti. Nel momento in cui il chuck è in scena, anche l'operatore ha cominciato a girare, si vede il chuck, si sente lo, lo, il rumore del chuck con cui poi si rimetterà a sincrono. A quel punto che il chiacchista ha annunciato la scena, l'aiuto regista annuncia agli attori che possono partire e quindi a quel punto. C'è l'azione. L'aiuto regista dice azione. Gli attori aspettano tre secondi circa e poi partono a recitare. Finita la scena, la segretaria di edizione decide nel suo ODG, l'ordine del giorno, nelle sue tabelle, se la scena è venuta buona se non è buona o se è uno scarto. Nel cinema solitamente si fa anche una stampa dei giornalieri, quindi la pellicola viene stampata la sera stessa o al massimo per la mattina dopo per poter vedere i giornalieri del giorno prima e decidere se una scena è venuta così male che davvero va rifatta oppure possiamo continuare ad andare avanti con le scene successive. Tutto questo fa parte della produzione che come dicevo appunto può durare poche settimane o un anno, un anno e mezzo alla stagna di Kubrick. Finita questa parte, si entra nella terza fase, quella di post produzione, ovvero in larga maniera parliamo del montaggio video.